È la primavera del 442 a.C. e come ogni anno un gran numero di cittadini ateniesi si sta recando nel teatro di Dioniso, alle pendici meridionali dell'Acropoli, per assistere alle rappresentazioni tragiche. Di lì a poco, Sofocle avrebbe rappresentato una tragedia destinata ad avere un successo incredibile non soltanto in quell'anno, ma anche nel futuro e negli anni a venire. Sua protagonista era una ragazzina, una bambina, non aveva neppure 14 anni, perché sappiamo che a 14 anni le donne di Atene si sposavano e lei era ancora vergine. Sofocle non ce la descrive, ma possiamo immaginarla con il fisico ancora asciutto, acerbo, nervoso, tipico di un'adolescenza non ancora sbocciata. Eppure da quel corpo minuto prorompe un animo forte. La sua voce è l'unica a levarsi, netta e chiara, contro il bando con cui suo zio Creonte, il sovrano della città, ha vietato la sepoltura di suo fratello Polinice. Quella ragazzina si chiama Antigone e Antigone è viva da oltre 2400 anni, perché l'Antigone di Sofocle è la tragedia più studiata, più riscritta, più commentata dell'antichità. Antigone così generato una serie di altri Antigoni, tutte quante incarnazioni di un bene impegnate nella lotta contro il male, in nome di giustizia, in nome dei diritti delle donne, in nome dei diritti umani e contro le dittature e i totalitarismi. La tragedia greca ha questo di straordinario, che vive sempre, anche al di là dei confini di spazio e di tempo che l'hanno prodotta. Viene però da chiedersi se Antigone, l'Antigone di Sofocle, potesse riconoscersi nelle sue molteplici riproduzioni, perché lei, così come il suo creatore, Sofocle appunto, non sapeva nulla di femminismo, non sapeva nulla di totalitarismi e non sapeva nulla neppure di diritti umani.